Io credo che senza minimamente rinunziare a rilanciare anche le liturgie in presenza, che sono indispensabili per la vita della Chiesa, il futuro ci presenti soprattutto questa nuova opportunità in cui, mescolando saggiamente, intelligentemente, momenti di incontro in presenza, momenti di incontro fisici e momenti però di comunicazione virtuale, si possa allargare di molto il raggio del dialogo, della comunicazione che la Chiesa fa del Vangelo. Che bello sapere che la Chiesa apre nuove strade per la sua vita ecclesiale in questo tempo così straordinario per il mondo intero. Noi come famiglia della Papa Giovanni XXIII abbiamo due figli, la più piccola nata proprio prima del lockdown e che abbiamo potuto battezzare in giugno con le normative vigenti, insieme alla nostra parrocchia, ai parenti, agli amici più stretti, in una cerimonia svolta in sobrietà. Però con al centro veramente il dono del sacramento del battesimo. Il nostro figlio più grande ha 20 anni, soffre dalla nascita di paralisi cerebrale infantile e ama frequentare l'Eucaristia quotidianamente e in questo tempo di rinascita lo può finalmente tornare a fare, grazie alla Chiesa che c'è madre.